La proprietà del palazzetto, come voi sapete, è del Comune di Livorno, che in rapporto con la ASL ha trovato subito l'intesa. Quindi io ringrazio il padrone di casa, Luca Salvetti, perché ha messo a disposizione la struttura idonea. Per me avere questa struttura è un grosso supporto, perché come sta funzionando la struttura sorella di questa, cioè il Mandela Forum a Firenze, dove ieri, nonostante fosse domenica, vi avevo fatto vedere il ritmo che c'era nella somministrazione. Ecco, io sento che avere queste due realtà associate per le caratteristiche, sono tutte e due palasport da 7-8 mila posti, costituiscono, questi saranno i veri grandi hub. Quindi non mi nascondo quella che è la difficoltà della gestione, ma sono sicuro che, avendola predisposta come è stato predisposto, le cose andranno nel migliore dei modi. In poco tempo sono stati allestiti, partiamo oggi e appunto dopo Firenze, torno a un hub di questa dimensione così importante, dobbiamo dar dimostrazione di poter organizzare bene, con intelligenza e con il minor disagio possibile per le persone molto anziane che sono qua, perché sto vedendo, insomma, sono entrati in questo quadro di organizzativo con grande calma, grande soddisfazione. Continuiamo così e stiamo attenti a non commettere errori nella gestione, ad esempio, dei vaccini che avanzano a fine giornata. Questo è un altro elemento che, secondo me, se il piano è gestito bene, è segno di efficienza, quello di cui abbiamo bisogno. Grazie. Quest'ultima considerazione è estremamente importante, perché avete visto i vari casi che nel momento in cui si gestiscono moli di centinaia di migliaia di vaccini, voi vi rendete conto quanto è anche delicato. Vede, oggi parlavamo, ce lo diceva prima Bernard, è apparso, mi avevano promesso dall'informatica sanitaria della regione che partiva stamattina alle 8, effettivamente è partito a un quarto alle 9. Il portale, quindi uno va su Info Covid, il portale della regione, è partito lo specifico punto del portale dei riservisti a livello regionale. Qui a Pasqua contiamo di portare, per fare cifre, diciamo, naturalmente molto generali, perché poi non sappiamo mai nella fase esecutiva cosa avviene, ma se oggi voi andate sul sito della Regione Toscana e vedete che sono state finora somministrate 600.000, mi sembra, ora siamo a 602.000, 600.000 dosi di vaccino, ecco, io sono contento se vedo che il giorno di Pasqua sono 750.000 almeno le dosi di vaccino somministrate.